Oh, buonasera a tutti, dico buonasera perché registriamo in serale oggi. Puntata Ciao numero. Ciao, ciao Sveva, Ale. ciao, Ciao Ale. ben trovata. Grazie. Come Ciao ragazzi. stai? Tutto a Come posto? stai? Tutto bene? Tutto Tutto bene. a Tu? Tutto a posto? posto? Sì, tutto a posto, Sei dai, felice sì. da quelle parti? Da queste parti, ma che sono uscito da una settimana di mal di reni, come tu ben sai, che adesso mi sembra di sognare. Guarda, registro con una gioia immensa perché sto Sono meglio. strafatto di antidolorifici. Esatto, praticamente non so cosa potrei dire. No, vabbè, sto scherzando. No, sul male non scherzo purtroppo, però mi è passato. Poi che altro dire? Possiamo dire che stiamo scrivendo, possiamo anticipare questo, giusto? Stiamo Giusto, come no, scrivendo qualcosa di assolutamente sì. nuovo. Certo. E poi avremo delle novità da comunicarvi nelle prossime puntate, ma con calma, con calma. Piano piano, un pezzettino alla Piano, volta. pezzettino alla volta, esatto. Sì. E siamo arrivati alla puntata 14, pensa te. Quindi, Come vola il tempo? come vola il tempo? Sì, Frase standard, hai capito? Tutte le settimane. Sì, come vola? quando ci si diverte, quando ci si diverte, soprattutto. Esatto. Però vabbè, vi dobbiamo anche ringraziare perché le puntate stanno andando sempre molto bene e ci date anche tanti spunti per altre puntate. Per altre puntate, come no? Infatti, questa di oggi è una puntata che ci avete richiesto Esatto, espressamente. la puntata richiesta di qualche tempo fa, che noi Si facciamo con intuisce dal piacere. nostro outfit? Esatto, perché noi diciamo sempre, per chi ci ascolta ma non ci vede, che abbiamo una maglietta a tema. Allora, tu hai una maglietta post-apocalittica, giusto? Sì. Io faccio praticamente parte dei veterani che hanno combattuto durante la guerra dei mondi. Ah, ok, perfetto. E sei sopravvissuta perché la indossi? Eh? Beh, qualche guerra l'abbiamo pure passata, se vogliamo metterla così. Quindi Ciao verde. la porti con onore, con Voglia. merito. E voglia. Io invece mi sono accontentato di sopravvivere allo snap di Thanos, no? Quindi faccio parte di quel 50% della popolazione terrestre che non è svanita in una nuvola di pixel, che già è Meno male. qualcosa. E questo per dire che faremo una puntata dedicata ai disaster movies, ai film catastrofici, dicevamo una volta ai miei tempi. E, come al solito abbiamo fatto una lista, che come al solito non è completa, quindi sentitevi liberi di integrarla nei commenti o dove vi pare. Però una cosa, questa lista non comprende i film di zombie, perché sono No. proprio una categoria e perché faremo una puntata dedicata ai Una film di puntata zombie. dedicata solo ai film di zombie e poi secondo me non c'entrano proprio niente gli zombie nei disaster movie, per quanto comunque Sì. sia anche quello un disastro, indubbiamente. Però l'apocalisse zombie è un'altra cosa, cioè i disaster movie parlano di Sono altro, di cose climatiche, di avvenimenti disastri comunque, naturali. e di cose diverse che non ci azzecca niente secondo me con Con gli l'apocalisse zombie. E zombie, no, niente, quindi fuori. poi Ripetiamo per veramente un'altra volta. sono diventati talmente tanti che fanno veramente un filone a sé, Ma che scherzi. quindi è bello per poi noi scriviamo robe di zombie, quindi approfitteremo biacamente per rifilarvi anche la Esatto. nostra roba, no, cioè, Sarà mica proprio una stupidi. cosa disinteressatissima quando parleremo di zombie. Assolutamente sì, ma figurati, quando mai? Ah, ah. Allora, io ho questa lista con delle note su quelli che abbiamo visto al cinema o meno, perché ci sono delle cose singolari. Io partirei subito Una con uno. piccola premessa, Ale, ti Come dispiace, no, no? anche due, anche tre. No, la premessa, secondo me, i disaster movie hanno tanto grip sulle persone perché in qualche modo tutti vorremmo trovarci a vivere un'esperienza del genere, che è un'esperienza terrificante da una parte, no? Perché è come se Sì. il mondo stesse per finire, per qualche Come no? oggettiva ragione, però uscirne anche fuori, perché poi alla fine quasi tutti i disaster movie hanno un finale più o meno positivo, più o meno, Sì, insomma. E quindi qualcuno secondo me è sopravvive. proprio una cosa che quando vai al cinema a vedere questo tipo di film, tu ti immedesimi talmente tanto nei protagonisti che finisci davvero per fare il ragionamento di a quanto vorrei anch'io sentirmi, che ti devo dire, Però Bond, un qualsiasi. Non voglio dire Bruce Willis in Armageddon perché insomma, meglio di no, proprio Bruce Willis, però no, Ben Affleck, dai, Ben Affleck, per dire, quindi. sì.
Però io sono talmente sfigato, poi spero di invertire il trend, che farai parte sicuramente di quelli che crepano. Quindi, e poi sono la gran parte delle vittime, no? Perché di solito i sopravvissuti nei disaster movie sono pochini, tranne eccezioni, insomma. Quindi, così come nei film di zombie, perché Ma che scherzi. tu pensi sempre di far parte dei sopravvissuti, in realtà Certo, magari invece no. morirei dopo 5 minuti. Poi io che Anche se. proprio come survivalista faccio schifo, quindi non so accendere un fuoco, non saprei trovare un giaciglio dove ripararmi. Cioè, per me Non sai sarebbe una sparare. cosa. No, non so sparare, non ho mai dato una Perfetto. coltellata a nessuno, ma insomma l'idea di affondare un coltello nel cranio di uno Di zombie fino a un certo punto fantasione. mi solletica, quindi voglio dire, No, a ok. questo punto secondo me io morirei prestissimo. Dureremmo pochissimo, sono Quei 5 d'accordo. minuti di comparsata così, ci sono anch'io, e te ne vai. Morsa, basta subito. Ti unisci al grande popolo degli zombie. Quindi, sono sicuro che anch'io farei questa fine. Guarda, più o meno tutta la mia esperienza da esperto cinefilo, Sì. non servirebbe una beata mazza, come dicono quelli bravi. E vabbè, così come questi film. Adesso sto leggendo la lista. Dopo, ecco, ti dico film, se potrei sopravvivere in uno scenario simile, però mi sa che il bilancio sarà. Sarà impietoso, credo. Guarda il primo, forse nel primo sì, perché tu hai messo Twister come primo film. E ok, se ti va di culo, che sei lontano dal tornado, sopravvivi Beh, è ovvio, tranquillamente. però vista nell'ottica di un cacciatore di tornado, tu devi Madonna. andare dentro, no? Di uno che li vuole studiare. Twister era improntato così, no? Anzi, c'era questa Sì. scoperta che loro avevano fatto con queste microsfere che poi si dovevano disperdere L'atmosfera, sì, nel tornado. No, sì, proprio nell'occhio del ciclone, ecco, che non mi veniva. Quindi, insomma, de devi andare abbastanza, ti devi avvicinare abbastanza, Mi quindi. vedi? Tra l'altro, a me già col vento forte mi viene la cervicale, quindi ti Scusa, ma tu dico. ce l'hai un po' di Voltaren 2% perché questo vento è troppo. Esatto, figurati il tornado. Io tra l'altro ho un'esperienza traumatizzante di questo film, perché l'ho visto sì al cinema, ma siamo arrivati tardi ed eravamo in prima fila, Mamma mia, cervicale quella proprio sul davanti, serio, proprio sì, così. eravamo così, Madonna. con questi effetti speciali rumorosissimi, che vabbè, belli, però sono uscito rimbambito più di quanto sono di solito, quindi un'esperienza traumatica. Non l'ho più rivisto Ci per colpi credo. ricordi, sì. Ma l'ho visto diverse volte Twister perché l'ho visto al cinema anch'io la prima volta, anche perché io ti dico, negli anni 90 barra primi del 2000 ero una patita di disaster movie, lo sono ancora fondamentalmente, Anch'io, però sì. Ti qualsiasi film del genere, anche i più brutti, che adesso affronteremo perché ce ne sono certi veramente brutti, aspetta. anche i più brutti io andavo a vederli, era un'attrattiva troppo forte. La mia migliore amica mi chiamava disaster movie, Ah cioè sì, era così. proprio il mio soprannome, sì. Ancora più degli horror. Ma in Sì. effetti, ma poi ha un senso vederli al cinema, in effetti, questi film, Sì, beh, perché. quello è un film che te lo devi vedere al cinema. È vero pure che oggi con televisori di ultima Sì. generazione, Sì, c'è sì, cioè sì. pure chi a casa ha 65 pollici con un sistema surround mega galattico, quindi voglio dire va bene. Però ecco, insomma, diciamo che negli anni 90 barra primi del 2000 i televisori erano piuttosto contenuti, il sistema anche audio non era quello di oggi, quindi erano film che ti dovevi andare a vedere al cinema. Sì, e te li godevi tutti. La Ma che scherzo. distruzione su mega schermo, vuoi mettere, è un'esperienza Sì. impagabile. Sì, è vero, è vero. Adesso te li puoi godere a casa. In effetti, vabbè, apro e chiudo parentesi, il cinema secondo me a lungo andare, non dico adesso, ma a lungo andare, avrà dei momenti di grossa crisi, Lo penso perché. anch'io, purtroppo, perché a me piace molto Sì, andare al cinema. È una cosa molto però. bella, comunque quando vai a vedere un film al cinema esci e ti rendi conto di Certo, averlo visto in un altro modo. Però certo, certo. oggi l'offerta è talmente alta anche con lo streaming, con tutto quello che c'è, Sì. con. Sì, no, Guarda, tra lo streaming, poi la botta ulteriore è stata il Covid, quindi molti hanno smesso Certo. di andare, hanno perso l'abitudine. Sì, è Quindi vero, è vero. ci saranno tempi grami, secondo me. Pure secondo Beh, me, pure secondo me. vedremo, vedremo. Ecco, un altro a proposito di cinema che secondo me andava visto al cinema, io l'ho visto al cinema, è 2012, che è un cazzatone micidiale, però è Vero. divertente. È proprio Divertente, sì. veramente Divertente. un.
Come direbbe un bravo critico di un giornale importante, è una minchiata epocale come film, perché vero, è vero. non è una base che sia una scientifica, però mi sono divertito No, no, zero, tantissimo. zero proprio. Però è divertente, come dici tu, c'è questa avventura di questo padre che deve andare a ritrovare il figlio Eh certo, imprigionato. È New York, classico. era vero? Sì, ma poi New si York? spostava. Sì. Vero? Cioè, se non ricordo male, una New York completamente ghiacciata sotto No, questa. quello è The Day After Tomorrow. Questo iniziava a New York. Ah, è vero, cazzo, c'hai ragione. Sorry, Sì, vai tranquilla. hai ragione. Questo iniziava a 2012 è New quello di York, ma John Cusack. sì, poi si spostava in tutto Sì, il che mondo. lui Finiva aveva in sì, il Tibet, mi figlio, pare. era separato, aveva questo figlio che Sì, poi sì. andava a prendere per portarlo in campeggio, una cosa bruttissima, poveraccio, sto ragazzino portato. Sì, mi ricordo che incontrano Woody Harrelson che registrava Brava, questa. brava, sì, Sì, esatto, con. sì. Perché poi Piaciuto, si vede la mi distruzione, è piaciuto te lo ricordi? Vedo proprio. che. Come no? Sì, l'avevo confuso. No, no, me lo ricordo bene. Come. Quello a me mi ha divertito proprio. L'altro, quello di cui stavamo parlando, The Day After Tomorrow, meno. Mi è piaciuto Meno, meno. è un po' più serioso, però invece 2012 è proprio, cioè, una roba, si è Sì, è divertito a un continuo di distruggere effetti speciali, qualsiasi di cosa, situazioni sì. assurde, veramente Con quelle arche assurde. alla fine, tipica Sì, soluzione, no? come Le arche, sì. no? Come no? Tra l'altro hai detto giusto, perché comunque quasi tutti questi film hanno in comune il padre separato che deve in qualche modo raggiungere il figlio per salvarlo dalla fine del mondo. Un Sì, perché c'è stato un classico. classico, perché c'è stato un periodo in cui era il marito che doveva ritrovare la moglie, e poi Sì, alla sì. fine si vede che hanno dirottato sul fatto che ancora più, diciamo, c'era ancora più caldo su Strappalacrime. questo padre che deve ritrovare questo figlio, sì, oppure lo deve portare in salvo in qualche Sì, modo. c'è stata una serie di film praticamente fotocopie, almeno come È impostazione del vero, è vero, protagonista. Sì. sempre la stessa base, diciamo, e poi Un cambiava altro, anche l'opera. sì, esatto, un altro che vedo qua è La Guerra dei Mondi, Esatto, lo stavo per chiaramente, dire io, eccomi. Sì, chiaramente certo. il Ecco, che remake poi è uguale, di. quindi è la stessa cosa. Sì. Quindi. Esatto, il remake con Tom Cruise, perché l'originale credo fosse un po' più in linea col libro, l'originale degli Penso anni anch'io. 50. Sì. Realmente, ti dico la verità, io l'ho visto forse 2 o 3 volte. La prima volta l'ho visto al cinema, non è che mi piacque proprio No, non mi ha tantissimo. fatto impazzire. No, no. L'ho rivisto, tutto sommato alla fine sì, è godibile, però non è uno dei miei disaster movie preferiti, insomma. Non aggiunge niente a. Ma quello che era il romanzo, che era già perfetto di suo per l'epoca in cui è stato scritto. Cioè. Esatto. Poi, Sì. diciamo, non lo so, è un mio difetto, purtroppo sicuramente brutto, ma io ogni film che vedo con Tom Cruise per me è un Mission Impossible. Cioè, io Ah, non ok, riesco. comunque Non la riesco a divide. dissociarmi da questa cosa, non perché io ce l'abbia con Mission Impossible, assolutamente, però io rivedo tanto comunque lui in determinate situazioni che si comporta alla stessa maniera e quindi Ah non sì, riesco proprio ma a dissociare. infatti non sbagli, perché anche nella Mummia, che doveva essere un horror, alla fine sembra Mission Impossible con la mummia. In tutti i film ha questa peculiarità. Esatto, quindi E vabbè. che vuoi dirgli? Che non invecchia mai, che fa sempre gli No, è stessi vero film. però, tanto di cappello Tom, veramente, Sì, mamma mia. Sì. sì, Quando ho non me. visto Top Gun Maverick, che tra l'altro mi è pure piaciuto abbastanza, devo dire che insomma, cazzo, se si mantiene bene, veramente Sì. Vabbè, tanto. Poi certo che se primo piano strettissimo si vede, insomma, che non è chissà certo, che fine, grazie. Sì. però da metterci la firma. C'è gente che ha 20 anni di meno che sembra più grande di lui, più Sì, vecchia di lui, come no? Più no, grande, quindi assolutamente. figurati. Chissà se lo rincontreremo in questa lista, non lo so, Mi andiamo a ricordo. sorpresa, vediamo un po'. Vabbè, poi abbiamo detto The Day After Tomorrow, che è quello con la glaciazione, Sì, che solo che a me non è che è piaciuto proprio tanto, non ti ha fatto sinceramente. impazzire, no? No, mi A me sono piaceva perché era l'ambientazione, vabbè, un classico newyorkese, con cultura New York tutta ghiacciata, e quello mi piaceva. Poi la storia in sé, secondo me, è molto classica dei disaster Sì, movie. anche perché vedi, per esempio, 2012, film di questo tipo ti devono far, secondo me, ti devono far vedere tanta azione, ma Eh tanta beh, azione certo. diversa, no? Prima ti fanno vedere, che ne so,
lo tsunami, poi ti fanno vedere il terremoto, poi ti fanno vedere le meteore, poi insomma deve essere una sorta di mix che ti viene comunque bello incollato. E invece The Day After Tomorrow comunque in questo è abbastanza, no? Sì, lineare, piatto, Inizia in un sì. modo, poi si stabilizza con questa sorta di glaciazione e la rimane. Poi loro Sì. rimangono intrappolati dove? In una biblioteca, adesso non ricordo, Sì, comunque sono praticamente. nella biblioteca di New York, nella Public Non Library, riescono a chiare, quindi sì. Un stando là e non lo so, per me è un po' po' noiosetto. Mi ricordo che noioso. sono uscita dal cinema un po' delusa. Hai dormito, di la verità. Per Tutto dall'inizio alla fine. No, non è quello che non vero. ti è piaciuto. Non è vero, no. Vabbè, sì. Non è vero. No, no. Sono altri film in cui hai dormito. Sì, Giorno sì, sì. faremo la puntata film in cui Svevo e Si Ale hanno dormito. dorme. Potrebbe essere un'idea, sai. Carina, dai. Sì. Poi ce n'è un altro che io ricordo poco, che è Dante Speak. Anche Ah, se l'ho io invece lo visto. so a memoria perché è uno dei miei Là. Ah, preferiti, Dante Speak. sì? Sì, con Oh. Pierce Brosnan, molto, molto carino. Parlacene tu. Allora, Dante Parlacene. Speak praticamente è il disastro di questo vulcano che esplode, ma proprio esplode su questa piccola cittadina, Dante Speak proprio. Dove mai si sarebbe immaginato un disastro simile? Infatti, quando arrivano questo gruppo di persone preposte proprio a vedere l'attività, a studiare l'attività di questo vulcano che aveva comunque dato dei cenni delle avvisaglie poco Attività. rassicuranti, nessuno dà credito a queste persone. Ah, E poi, ok. ovviamente, E poi Pierce Brosnan, ovviamente invece poi, esplode che tutto, poi eh. conosce Sarah Connor Esatto, nel c'era Linda film. Hamilton, giusto? È Esatto, vero, esatto, io mi ricordo gli attori esatto. di questo film Sì. Che perché. era il sindaco poi di questa cittadina, insomma, alla fine Ah, succedono questo non me lo queste solite ricordavo. cose, loro si innamorano, lei ha dei figli, lui protegge tutta la sacra famiglia, eccetera, eccetera. Però è bello perché c'è un sacco d'azione, c'è comunque tutta la prima parte, ci arriva un po' lentamente a questo fatto che il vulcano comunque sta per esplodere, quindi ti fa vedere davvero delle piccole avvisaglie, crea questa atmosfera, quest'ansia, se vogliamo, ti tiene parecchio su. Io l'ho trovato veramente un film ben girato, ben fatto, che ti diverte, fa quello che deve fare, e poi vabbè, è ovvio che c'ha il finale che c'ha, Sì, tutti felici e sì, sì, sì. Che contenti, sì, vabbè, quello sì. Però poi era. c'è Che tanta, tanta, tanta roba da vedere in Dante Speak. poi appartiene a quel periodo in cui c'era la moda dei vulcani. Infatti, ho visto che tu hai messo Vulcano, che io non ricordo, però, Sì, cioè, ricordo che esiste, ma con coso, aiutami, che non mi viene mai il nome. Dai, Chi? quello che ha fatto Two-Face in Batman. Sì, Dai, dai. Tommy Lee Jones. ok, Sì, sì, ok. ok. Che poi, vabbè, poveraccio, Tommy Lee Jones l'ha fatti miliardi di film, a me è venuto Sì, in mente solo Two-Face, vabbè, vabbè, comunque, che lasciamo Batman è perdere. Batman. Sì, no, Vulcano, che poi è uscito abbastanza in concomitanza con Dante Speak, Appunto, c'è però stato il periodo completamente che. diverso, perché poi si ambienta, se non erro, a Los Angeles, e appunto scoprono che c'è questo vulcano sotto la città, quindi insomma. È proprio diverso perché è diversa l'azione. Questo vulcano poi fondamentalmente non si vede quasi mai, se non alla fine del film, se non ricordo male, emerge questa specie di monte. Però insomma, tra i due, secondo me Dante Speak sta almeno Molto di 4-5 più. Infatti, gradini sopra. Sì. quello più o meno me lo ricordavo. Invece Vulcano proprio l'avevo rimosso. Credo di averlo visto una volta o No, giù di io lì. pure, ma forse una sola, no, perché poi di questi film appunto tento poi di rivederli nel corso del tempo perché poi mi piace, però Vulcano è un po' piattarello come film. Non c'è Quindi. tutta questa, sì, non c'è questa corsa all'avventura, secondo me, che invece c'è in Dante Speak. Dante Speak, Sì. ok. Se vogliamo fare il trittico dei vulcani, ce n'è uno più recente che è fuori lista, ma mi è venuto in mente adesso, che è Pompei, che è un altro Il minchiatone. termine che io non ho visto, quindi mi tiro un Sì. attimo da Ma parte. non ti perdi niente perché comunque è la storia molto, 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 molto romanzata dell'eruzione che ha distrutto Pompei.
con i romani come ci vedono da Hollywood, quindi puoi immaginare un po' una sorta di personaggi alla Spartacus. La Spartacus, infatti. Sì, cioè, ci vedono così, punto, non è che c'è Sì. troppo da variare. O tipo il gladiatore già ci va di lusso, eh. Come no, assolutamente. Però ecco, mi ricordo comunque degli ottimi effetti speciali, bocciatissimo dalla critica e mi pare che con dei buoni incassi al botteghino, perché, appunto per quello che dicevamo, sono quei film che comunque se non sai cosa fare vai a vederli al cinema anche solo per vedere un po' di distruzione alla fine. È E vero, quindi no, però questo io me lo sono risparmiato, non non ce c'è l'ho fatta. risparmiato, non c'è, non, guarda, puoi continuare a vivere la tua vita tranquillamente, secondo Sono me. sicura che sì, posso Senza... continuare serena per la mia strada, Esatto, sì, secondo me sì. Potresti vedere o questo o Sanremo, ti dico la verità, potrebbe essere lo stesso piacere, più o meno, forse Pompei, però ti piacerebbe di più. Pompei. Ok, va benissimo così, forse è meglio Pompei. Con Sì, tutto il rispetto dei grandi fan di Sanremo, che pure io ogni tanto mi guardo, perché ecco, state tra di voi, quindi. sostanzialmente siamo un po' masochisti. Ecco, c'è qualcosa di più triste di Sanremo, che è un filmone per molti, è bellissimo come romanzo. Io ti dirò, adesso mi attirerò l'antipatia di molte persone. A me mette talmente tristezza che non riesco manco più a guardarlo. È The Road, che è un film pesante, secondo me è pesantissimo, va oltre il pesante, anzi, cioè, Che è pure quello per con me. Viggo Mortensen, giusto? Sì, esatto. E Sì. con Charlize Theron anche fa una particina piccolina, piccolina. Piccola, Sì. sì. Delle Però è veramente di una cupezza. donne che non c'erano più, praticamente, sono tutti uomini. No, questo è proprio, non si sa perché, il mondo è stato distrutto da una grande catastrofe, ma è proprio distrutto, distrutto, cioè è avanzata pochissima roba, c'è lui, anche qui col figlio, che attraversa quel che rimane degli Stati Uniti, ma Scusa, veramente si è... qual è il film, quello che sono tutti uomini e c'è lui che... Ma non è The No, no, Road? non No. credo. No, no. Adesso vedi che stiamo facendo un pastone su, però non è The Road. Se vuoi potrei guardare in diretta, tanto che Controlla un mi fa... po'. Controlliamo un po', perché ti ricordi giustamente che c'è Viggo Mortensen. Io mi ricordo che era... Esatto. Sì, nel 2009, tra l'altro. Vediamo. In uno scenario post-apocalittico, un uomo e un bambino tentano di mantenere vivo il sogno di una nuova civilizzazione. E non ci riesco, faccio spoiler. Allora, ma trama. No, la Terra è diventata un grigio deserto, sembra Kenshiro, freddo, abitato da pochi sopravvissuti. Il disastro ha portato alla formazione di bande di cannibali e criminali, disposti a tutto pur di sopravvivere. La storia è incentrata su un padre e un figlio che percorrono a piedi gli Stati Uniti con la speranza di raggiungere a sud un clima migliore. Questo, sì, E cioè, allora adesso Anna... io ho questo dubbio veramente terribile sul film che ricordo io. Boh, Io non mi lo ricordo che c'era la serie TV orrenda, Y, come cacchio si chiama, in cui c'è un solo uomo e tutte donne, però non il contrario. Ma Boh, non era non una so. serie TV. No, vabbè, mo È un film. dopo, Ci verrà in dopo sì. mente, ci dedicheremo un Sì. po' sulla nostra pagina Instagram a questo punto, perché voglio scoprirlo anch'io. Ecco, The Road, sostanzialmente credo sia un ottimo romanzo, un ottimo film, ma veramente di una cupezza che, cioè, non ha un momento, non che ci debba essere per forza un momento ironico, però non ha un momento uno di alleggerimento, cioè proprio è un film veramente che ti mette addosso l'apocalisse, nel vero senso della parola. Vabbè, però Quindi sai, su questo punto di vista, secondo me, anche se magari alcuni film risultano pesanti, però già che ti mettono l'angoscia, mirata alla trama del film, già in qualche modo hanno vinto. sì, funziona, sicuramente Esatto, perché funziona. poi è Sì, quello che sì, ti sì. devono comunicare, no? Se c'è, ecco, tu Certo, dici, sì. sembra addirittura che te la stai vivendo l'apocalisse in quel momento. Allora, secondo me il film comunque ha un valore. Certo, Il valore non funziona. ce l'ha quando tu stai lì e t'annoi proprio. Beh, certo, sì. O quelli troppo, perché va bene l'eroe così, ma quelli che si risolvono con la cazzata, come ce ne sono in questo elenco, dell'eroe che salva il mondo con un gesto, cioè Ma possono quello essere purtroppo divertenti. c'è stato un Però, periodo in cui veramente le classiche purtroppo americanate sì, si certo. finivano sempre nello stesso Sempre modo, così, con sempre. l'astronauta che si sacrifica, lo scienziato che si sacrifica. Sì, Sì, è invece questo vero.
È per me, vabbè, si può anche, potrebbe essere uno spoiler, però è veramente cupo dall'inizio alla fine e non ti dà un bagliore di speranza. Quindi, se non l'hai visto, guardalo, No, perché me lo devo comunque vedere, è perché bello. ti ripeto, mi ricordo, ho dei flash, mi The ricordo Flash. benissimo Viggo Mortensen, mi ricordo anche una scena, però a questo punto non so se la sto confondendo, di lui è Può questo essere. bambino che sta in un bosco, però non Forse so sì. se la sto confondendo con quell'altro qui, che adesso appena finiamo vado subito a cercare, A perché cercare, è su ok. di borsa proprio, quindi... Beh, comunque nel dubbio riguardatelo perché è un bel film, è pesante, veramente è un film apocalittico, come ce ne sono pochi, nel senso che molti poi c'è l'intermezzo eroico, ironico o un mix delle due Sì. cose. E vabbè, poi abbiamo messo Cloverfield che in realtà l'avevamo inserito anche nei film di Mostri Giganti, però Sì, giustamente però ci ci sta sta come comunque, ci sta, rappresentante della sì. categoria, ci sta. Assolutamente. Poi è un film che a me è piaciuto veramente, veramente tanto, anche se magari la parte iniziale è un pochino lenta, divaga forse un pochino troppo, però nel momento poi in cui succede quello che succede, questo gruppo di ragazzi, gruppo, insomma, questi due personaggi incominciano la loro corsa disperata, chi per un motivo, chi per un altro, che uno deve andare a cercare la fidanzata, altri Esatto, che si aggregano così sì. tanto per sopravvivere, eccetera, eccetera. Però è un bel film, nonostante il fatto che poi alla fine il mostro non si veda mai. No, Cioè, si no, vede perché soltanto una volta, guarda, me lo ricordo benissimo, una volta sì, la inquadratura comparsa del dall'alto, e si mostro. vede questo che sta devastando Sì. Manhattan. Però è E anche questo la peculiarità. Comunque, un monster sì. movie registrato da diciamo, un film amatoriale. Sì. E un'altra volta, alla fine, a Central Park, quando finalmente te lo ritrovi un attimo Esatto, davanti, almeno per vedere com'è, sì. ma è un attimo, perché poi... Ma sai che tutto sommato può funzionare più questo così, comunque di un Godzilla versus King Kong, che è bello e divertente, però vabbè, ci sono i mostri dall'inizio alla fine, li vedi Sì, no, no, combattere un sono po'. d'accordo, perché poi l'atmosfera non la fa soltanto il vedere, cioè quello che Sì. un film mostra o un libro ti deve far capire. L'atmosfera non deve essere per forza manifesta a 360 gradi, deve essere una cosa, Essere uno ci deve arrivare per gradi, suggerita. due deve essere suggerita, deve essere comunque un po' velata. Se tu sei bravo a livello di scrittura, a livello di regia, a Certo. livello di sceneggiatura, tutto filerà alla perfezione senza dover per forza mostrare, non sono tutti film Tutto. gore, tutti film No, è vero, è tipo vero. È vero, tutti Venerdì è... No, 13, slasher, eccetera, eccetera, non sono tutti infatti così. c'è una C'è grossa anche il confusione. vedo o non vedo, però l'ansia mi sale comunque, anzi, forse mi sale anche Ma peggio. certo, io per esempio, l'abbiamo detto in altre puntate, gli slasher non li amo e c'è chi confonde l'horror con gli slasher perché sono due Esatto. cose Ma diverse. neanche io Idem. vado pazza per gli slasher, anche se No, poi alla cioè, fine si divertono per certi versi, no? sì, uno ogni Sono tanto ci può stare, divertenti, sì, però però poi... c'è un horror più di, se vogliamo anche dire questa cosa, un po' più di classe, quello d'atmosfera, Certo, ma un indubbiamente, po' più sicuramente cerebrale. sono diversi, assolutamente. E anche fare un monster movie, quindi come Cloverfield, mettendoci il punto di vista di un cittadino comune, è comunque più difficile da fare che fare un filmone con un budget enorme in cui i due mostri enormi si mazzulano dall'inizio alla fine, che è divertentissimo, eh. Però alla fine c'è un po' l'effetto videogioco, tipo in Godzilla versus King Certo, Kong. certo. Cloverfield, che a molti non è piaciuto comunque, però Lo so, è peccato. particolare. Sì. Adesso ti sparo una doppietta di film, praticamente non dico identici, ma molto simili, almeno nel concept, che sono Armageddon, che un po' Ok, potrebbe essere bellissimo. l'emblema della categoria, e Sì. Deep Impact, che è quello con Morgan Madonna. Freeman, mi pare. Ok. Perché Madonna? Perché non ti è Ok. piaciuto? No, 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 zero. no, Armageddon tantissimo, Armageddon Ok. è uno dei film che mi fa tanto piangere, lo posso Ecco proprio la dire, colonna sonora e tutto quanto. il volto di Bruce Willis che fa Vinciamo noi, Grace, con tutti i flashback, a me mi distrugge, mi distrugge Sì. Sì, del come sei giovane. romantica, si vede che è quasi San Valentino. Una bella distruzione dell'universo romantica, però. Romantico, Romantica. sì.
No, Vittorio colonna sonora no. eccezionale, quindi già Vabbè, solo Armageddon è un, quella. veramente un grande film, ma a parte il mio, la mia parte Sì, emotiva la che ti tua lascia perversione subito, per la questo mia film. A perversione. parte questo, che non è per la stessa, però per il povero Morgan Freeman, mannaggia No, per te. niente, No. no, no, no. Allora, io di Deep Impact ho in mente questa scena assurda del ragazzo con la motoretta che scappa alla fine dallo tsunami causato da un meteorite, da un steroide. Cioè, una delle scene più assurde e incredibili, nel senso che non ci puoi Esatto, credere. inverosimili però, Inverosimili, bravissimo. Vedi che anch'io vado sì. di Alzheimer galoppante questa sera. E ho questo flash, ma come cazzo puoi pensare di sceneggiare una roba del genere? Confronto Col piatto Armageddon è della un... Piaggio, capito? Esatto. Confronto Armageddon è un film scientifico, cioè un film Ma pieno di che scienze. scherzi? Su solide basi, assolutamente. Madonna, ma veramente, oddio. Però questi anche loro erano usciti più o meno insieme, tipo Vulcano e Deep Impact, Sì, quindi c'è la tutti, bella, la perché poi c'è stato fotocopia proprio bella. Esatto, il c'è il film bello e la fotocopia brutta di periodo. solito. Esatto, uno Cioè... faceva da traino all'altro, giustamente, no? Sì, Sì. biecamente. Uno era Poi... il capolavoro e l'altro lo prendevi sulla fiducia. Era così. Ho visto l'altro, guardo anche questo, esatto. Esatto. Che poi attenzione, noi non citeremo, anche perché io non me li ricordo, tutti quei film orrendi che spesso trasmettono tipo Su Cielo, che è tipo Distruzione Los Angeles, girati con No, quattro vabbè, soldi, ferma, mi sono fermo, mi fermo. una roba terribile, ce ne Con sono... degli effetti speciali veramente agghiaccianti. Però, qui nella Sì? nostra lista oggi, e qui ci tengo a dirlo perché finalmente c'è la Sì? mia rivalsa per l'odio profondo di quando sono andata al cinema, c'è un film con degli Sì. Ah effetti speciali atroci. sì, me lo Atroci. vuoi anticipare? Sì, Decor. Ah, The Core, come no? Accidenti, me lo ricordo Dio bene. mio! Una roba, ti giuro, da pelle d'oca, che poi non te lo spieghi perché Decor, appunto, Ah, ma comunque è uscito a produzione traino, è uscito a tutta importante, una sì. serie di film, appunto Armageddon, Deep Impact, tutto quello. Sì. E non te l'aspetti così brutto, non solo nella trama, per quello, ma è proprio, cioè, con questi effetti speciali che tu stai lì e dici, ma chi li ha Ma che è fatti? davvero? Ma che davvero? Sei sul serio? Bellissimo Dio film, mio. bellissimo film. Anche lì Bellissimo. solidissime basi scientifiche. Il Solidi il nucleo. cuore, il nucleo Devono della andare Terra che contro questo fonde. nucleo. Vabbè. Terribile, terribile, terribile. Veramente una roba. Ma neanche gli Urania degli Orribile. anni 50 avevano queste trame. Ci Orribile. tengo, ragazzi. Orribile. Cioè, non Quindi vedevo l'ora di guardatelo, dirlo. quindi Non vedevo guardatelo. l'ora di dirlo, giuro. Poi tu sei andata al cinema a vederlo, Io l'ho pentiti. visto al cinema, cioè una cosa Pentiti. veramente, è stato umiliante. Peggio di questi ci sono solo le commedie all'italiana da vedere al cinema, perché purtroppo è capitato Veramente, anche questo. Ma mannaggia a me, chi mi ha portato? Vabbè, chiudo la parentesi. chi ti ci portato? Chi mi ci ha portato a vederle, certi film italiani? Vabbè, quanti soldi, quanto tempo ho buttato. Vabbè. Ci ridiamo su. Decor, quindi sì, ce lo facciamo fuori subito, però Vediamo. vedetelo, vedetelo. Mamma. Se vi piacciono i film di cielo, queste cazzatone enormi, vi Mamma. piacerà anche Decor, sicuramente. Agghiacciante. Siamo ai livelli di Sharknado e quella roba lì, eh. Ma magari, perché almeno Sharknado, almeno il primo, Non si forse piglia sul serio, soprattutto. no, lo prendi per quello che è, forse due risate te le fai pure, cioè, ma Decor voleva essere serio. Ho capito che Voleva essere serietà. serio e voleva essere un film di impatto visivo. No, vabbè, Sì, basta. una Ciao, martellata sono. nelle zone intime è stato quello Ciao, l'impatto. sono. Sta diventando una puntata sulle commedie, praticamente, perché questi film non possono essere presi per seri. Guarda, Esatto. possiamo trovarne anche qualcun altro di sto livello. Beh, uno che è una commedia che a me è piaciuto molto, invece, è Venne il giorno, quello con Nel giorno è Seth Rogen, piaciuto. è bellissimo, è spassosissimo, è È piaciuto. cattivissimo. Sì. E tra l'altro degli effetti speciali notevoli. Esatto, almeno quello voglio dire, insomma. Anche Sì, quello è bello, se mi è veramente, piaciuto. Oddio. veramente bello. Sì, lo mettiamo nei disaster movie commedia. Con gli attori che interpretano se stessi, quindi proprio divertente. Almeno lì si Sì, ride carino. perché vuole far ridere, esatto.
Un'altra cazzatona enorme. Aspetta, visto che siamo in linea, non so se l'hai visto, i segnali dal futuro con Nicolas Cage. Attenzione, Oddio, non ce l'ho presente, sai? mamma mia, che praticamente rinvengono. Hai presente cosa sono le capsule del tempo? Tu seppellisci okay, qualcosa e nel futuro qualcuno la ripesca. E facendo questo in una scuola, mi pare, seppelliscono delle profezie dell'Apocalisse. E ovviamente il povero sfigato che si trova a indagare su tutte queste cose è Nicolas Cage. E quindi, Ovvio. ovvio, e quindi ha sempre poi più un approccio e vede che queste profezie sono vere. Comincia a vedere anche delle figure oscure che si aggirano attorno a lui, che poi si scopre essere tipo degli angeli dell'Apocalisse, una roba così. E alla fine faccio un mega spoiler: il mondo finisce davvero, quindi sì, proprio una roba. Metà biblica, metà catastrofica, un filmaccio, Senta, ma filmaccio. interpretazione del nostro amatissimo Nick? Qua è se cioè, serio, cerca di essere serio, il film è quello che è, però diciamo che era nella fase in cui ancora Non era protestato? non era così ok, io stavo dicendo non era così naif, però hai reso l'idea. Ok, Segnali va dal bene. futuro, andate, va, guardalo, devi guardarlo perché dovevi fare la puntata su Nicolas Cage. Quindi, Ok, dai, dai. devi, Comunque, anzi, la puntata su Nicolas Cage la dobbiamo fare. come no? Come, Assolutamente. Ehi, assolutamente sì. Quando tu, esce. spoiler in diretta. L'altra sera io e Alessandro abbiamo fatto tutto un briefing video. Sì. Io e lui abbiamo fatto tutta una lista di Di robe da episodi da fare. Spice, esatto. Ce ne mancava uno da qui a Ecco, fine marzo. brava, Poi brava. vediamo, insomma, nel senso, Sì, noi sì, sì. possiamo decidere tutto insieme. Ce ne mancava uno, Nicolas Cage. Nicolas Cage, perfetto, puntatone su Nicolas Cage, segnalo sull'agendina. Sarebbe bello Assolutamente. farla. Quando è che esce Dracula al mentolo lì, Renfield, come si chiama? Per me è Dracula al mentolo ormai quel film. Il titolo ufficiale è quello, però mi sa che esce più in là. Oddio, non lo so, devo andare a vedere, devo andare a vedere. Casomai Beh, no. spostiamo un po' di roba, O se vediamo. no, ti propongo per Dracula al mentolo, facciamo uno specialone Sì? commentando solo Dracula al mentolo, perché secondo me Assolutamente, è ok. assolutamente, Andata, andata. assolutamente. Assolutamente, vai. Vabbè, adesso però ci tocca parlare di film quasi belli, quindi mi sento quasi in colpa, perché abbiamo tipo Meteor, che è degli anni 70-80, Meteor, che grande visto film, come no? con mia madre, visto con mio padre, visto... Pure io, che bello. L'ho voglia. visto anche più volte, perché Sì, mi ricordo ma... che poi ciclicamente lo davano su Lo Rete passavano 4. sempre, brava, è vero, anche quello. Regolare il film di Rete 4. Quindi io Esatto, lo come tutti i rivedevo. film della serie Airport che davano su Rete 4, Sì, no? e Quello di sì, comunque Ale, Meteor vince 10-0 su The Core, per eh sì, effetti anche speciali, per su trama, Deep per stelle, Impact, tutto, tutto. sì, a parte che c'era Sean Connery, se non sbaglio, quindi Come sti gran cioè, complimenti, volevo dire. Abbiamo attori molto bravi, ecco, volevo no? dire questo. E quindi Meteor, poi vabbè, visto che li ho citati tutti gli Airport, che a me non fanno impazzire, ogni tanto li vedevo, tutti i film sugli aerei dirottati, aerei danneggiati, ne ho fatto una Sì. serie Sì. infinita. Ce ne sono tanti, come A no? voglia. Poi, aspetta, abbiamo The Road, abbiamo detto, Gli Uccelli, qui torniamo ancora più indietro, un film Indietro, però bellissimo singolarissimo, comunque, secondo me può singolarissimo, essere sì. tranquillamente incluso, veramente un Caspita. capolavoro. Sì, assolutamente sì. E poi molto particolare anche, particolare in sé, particolare Ah, per essere di Hitchcock. è proprio spaventoso, nel senso, io mi Sì. ricordo quando l'ho visto la prima volta ed ero già Sì. grande, ovviamente, non pensavo di trovarmi al cospetto di un film così inquietante. Sì, è vero, Così, soprattutto veramente, se... porca miseria, cioè. Da una pista a tanti film usciti moderni. dopo, successivamente, come no? Ma è Sì. proprio, cioè, ti arriva Anche... proprio il terrore, no? Di queste persone Sì. assalite da questi uccelli. Uccelli. È proprio Anche bello. perché non te l'aspettavi forse, perché Hitchcock faceva più gialli, più thriller, questo invece... È un film a suo modo apocalittico che Sì. anticipa tanti discorsi, secondo me, Sì. di Come film no, come no. d'assedio usciti Poi più è un tardi. film che ti resta dentro, no? Per esempio qui a Roma, Certo. quando è stato? Forse un paio d'anni fa? Guarda, 1 o 2 anni fa, ora non ricordo, no, 2 forse, un pomeriggio di Punto in Bianco c'è stata non so, un'invasione di sciami di uccelli, ma tanti. Madonna.
No, ma guarda, una roba è finita anche sui social, una roba Ah, proprio ok. tanti, e poi E ti è venuto sono. in mente subito. No, la cosa brutta è che poi questi uccelli sono. La maggior parte di questi uccelli, soprattutto in zona Termini, stazione Termini, sono caduti e sono morti. Ma Madonna. c'era un tappeto di uccelli morti per te. E sì, poi ti viene in mente, no? Dici, Madonna, Sì, diventa sì, sì, sì. Hitchcock. Sì, è Beh, una sì, è cosa vero, sì. diversa. E vedi, sono quei film che ti entrano nell'immaginario, poi quindi ricolleghi dei fatti di cronaca, ti viene in mente subito, come ieri tu mi hai detto, il mio quartiere sembra The Walking Dead perché c'era una manifestazione. Vedi. Assolutamente sì, sono uscita, sembrava veramente l'apocalisse zombie, cioè non c'era Perfetto. nessuno. Sì. Bellissimo, bellissimo. Oh, si fa per dire. E poi passiamo dagli uccelli ai ragni con aracnofobia, che caliamo giusto un po' di livello, come regia, ma Ma proprio poco guarda, poco. proprio un attimo, Un io attimo. non. Ma Però ti dirò, finché a me è divertito, io odio i ragni. divertente aracnofobia, è divertente. Ora io considero che non l'ho visto al cinema perché io soffro Meno male. d'aracnofobia. E Ok. quindi non, ho detto non ce la posso fare. Poi l'ho rivisto in VHS, quindi pensate, l'ho rivisto in VHS e mi sono detta, potevo andare pure al cinema perché Sì, perché sono oggettivamente ragni io mi molto. aspettavo sta roba che No, invece no, cioè ma sono ragni che si oggettivamente vedono che sono molto che finti, sono poi. finti, esattamente. Guarda, Mi fa più. forse. Dimmi, dimmi. Vai, vai. No, no, vai, No, vai. se non ricordo male, stanno realizzando il seguito di Aracnofobia. Ah, sì? Sì, Ah, però, l'avevo letto da qualche interessante. parte tempo fa. Beh, i Sì. ragni tirano sempre. Prima o Come poi. no? A me piaceva anche Tarantula, che era quello in bianco e nero della Come no? Ma come Universal. no? Bellissimo, Che beh, forse fa più più paura quella serio Tarantula. anche. Sì, è bellino. Credo sia disponibile gratuitamente su YouTube o mezzo pirata. Comunque è un film che rivedrei. Tra l'altro, è un film di una volta che duravano 70-80 minuti, praticamente La la cavalli. durata di una puntata di una serie TV di Sì, adesso, se vogliamo è dirla tutta. vero. Però è bello, mi piaceva, mi piace. No, è un Film. bellissimo film, ma che scherzi, Sì. assolutamente. Qualche volta faremo una puntata sui film della fantascienza in silver screen, cioè quelli in bianco e nero. Vero. Faremo un rewatch, prima o poi faremo anche questo. Stravolentieri. Ah, poi vedo sempre a base, lo stavo saltando, cioè non l'avevo visto, The Swarm, sempre parlando di. Quello con le api, dai, Come cazzo, no, bello, bellissimo. anche quello lo facevano. Mi l'hai visto? Lo facevano una volta all'anno almeno, sì. Bravo, esatto. E mi ricordo c'era una scena, una che proprio dove io poi ero abbastanza piccolina, dovevo proprio coprirmi gli occhi, ma non per la paura, per lo schifo, perché c'è una scena in cui non ricordo chi, quale personaggio si sopravvive a questo attacco di questo sciame, eccetera, eccetera, e finisce in ospedale. Quando apre gli occhi, la prima cosa che viene inquadrata su di lui, quindi visto dalla prospettiva di lui, su di lui incombe questa ape gigantesca messa in Madonna. primo piano. Ma che è una cosa orribile, guarda, ti giuro, quella è l'unica storia in cui ho sempre fatto così. Poi alla fine era solo un delirio suo che stava in Sì, quel un ricordo. momento. Sì. Esatto. Però Era lo le shock. vespe, non so se erano vespe o api, non ricordo. Comunque lì di massima a me fanno paura. Credo api. Forse api, sì, forse sì. A me fanno Sì, paura, cioè, nel no, senso io sono pure a me, stato anche punto perché. diverse volte e non è mai stato piacevole. No, 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 per niente. Io solo una volta da piccola da un'ape, però so che le vespe possono essere anche Sì, molto anche pericolose, nel senso letali. che se sei un soggetto allergico, certo, Andare in shock assolutamente. anafilattico, sì. Sì. Ma tu ti ricordi quest'estate, l'estate scorsa, quando ti ho raccontato che era entrata la vespa gigantesca Come no? retrograda? Sì, mi ricordo la tragedia di Vocali, che eravate lì in tre a cacciarla. Con lanciafiamme, capito? Sì, esatto. Non si dovrebbe dire, ma io il lanciafiamme artigianale per dare la caccia alle vespe l'ho sperimentato spesso. Hai fatto bene. Bomboletta, bomboletta spray, che potrei anche avere sotto mano, tutto in diretta. Bomboletta spray, Oh, accendino e vai di yeah. E lanciafiamme. Non vai. fatelo a casa, non fatelo a No. casa, bambini che ci seguite, non fatelo a casa. Però No. io l'ho fatto ed ero un bambino. Vai. Vabbè, ci ho detto. Quindi The Swarm, abbiamo citato animali, insetti, aracnidi, e ce ne sono tanti altri, ci sono tantissimi B-movie con formiche, c'è Sì, fase 4, distruzione della Terra, ce ne sono tantissimi. Però se no, al solito, registreremmo per ore e ore. E quindi vi abbiamo detto questi che sono i più belli. Poi, cambiamo genere. Aspetta, aspetta. Tu mi hai messo Daylight, che è quello con Stallone.
Stallone, quello del tunnel. Sì. Ok, sì. Vabbè, classico, nel senso, no, non c'è Sì, è un nulla di apocalittico, però insomma, classico film di comunque un Stallone. disaster movie perché succede questo disastro sotto questo Sì, tunnel. Poi girato in piena non de... situazione città, Daylight. Ah sì? Non lo Sì. sapevo. Sì. Sì, Ah. Tra l'altro hai detto una cosa giusta, perché un disaster movie non deve essere necessariamente la distruzione del mondo, cioè per sì. Ma deve esempio essere un Inferno di... disastro, Esatto, punto. tipo Inferno di Cristallo, mi pare che Però era... anche volendo, volendo. Sì, non deve essere per forza No. un'apocalisse globale. No, no, Okay. no, no. Infatti tu hai messo anche United 93, che è... Bello, bellissimo. Quello è proprio un film, vabbè, ovviamente poi Sì, è un ok, film più serio, tratta un questo sì, argomento, sì, è certo. anche toccante. Però sì, cioè, ce l'ho messo. Volendo potevamo inserire anche Air Force One, tornando indietro di secoli con Harrison Ford. Anche lì Sì, comunque, no? Se parliamo di come no, sì, avventure, cose del genere, esatto, eccola lì. sì, infatti, c'è tanti esempi, o Palazzi in Fiamme, navi, Titanic hai messo, Titanic, se vogliamo C'è dirla figo, Titanic, che adesso torna Titanic, nelle sale, oltretutto. sì, Eh sì, è il vero, 9 torna nelle sale, la settimana di San Valentino. Titanic, sì, Titanic, leggevo Titanic. proprio mezz'ora fa una notizia che il regista Cameron, giusto, ha ammesso dopo anni e anni, dopo del 97, quindi dopo parecchi anni, che fatte le prove sul campo e tutto in esperimento, Quel ricerche, poveraccio di Jack si poteva poteva salvare. salvare, ha ammesso Ma che non poteva mi salvare. dire, caro James, non mi dire. Ma guarda un po', però il finale è bello così. Sì, Schiattasse bellissimo. senza rompere le scatole, che finale bello. Quello è un altro film che mi uccide. La scena finale in cui lei scende dalla nave, dal Carpazia che li ha soccorsi, Sì, eccetera, sì, sì. eccetera, scende finalmente a New York, A New York. a New York. Ciao, ciao Pietro. E ovviamente, ciao Pier, e le chiedono nome e lei, guardando in alto, fa Dawson, Rose Dawson. A me mi distrugge quella scena, perché lei dà il cognome di lui, che è Sì, sì, sì. morto. Sì. Il giorno non ce Vedi la che faccio, in Jack. fondo sei romantica. Sì. Vedi. Potremmo andarlo a rivedere al cinema. Un pensiero glielo faccio, ti dico la verità. Se mi fornisce un buon catetere, o comunque era molto lungo, ricordo. Madonna. Sì. No, però lo rivedrei. Io l'ho visto sempre solo in DVD, quindi, o VHS addirittura. Quindi lo vedrei al cinema No, no, volentieri. io l'ho visto 5 volte solo al cinema. Oh la Tutti i Madonna, film. No, vabbè, io ero andata scusate. proprio in fissa. Ci ho portato tutti. Cioè, fermavo tipo la gente per strada. L'ha visto Vuoi Titanic? No, no, venire offro io, offro io. Cioè... a vedere? James Cameron ha una tua foto, un santino tuo in casa, sotto un cero. Dice, grazie, Sveva, per gli incassi in Italia. Complimenti. Io raramente ho visto un film due o tre volte al cinema. Allora. Braveheart. Guarda, ti dico, aperta e chiusa parentesi, i film che ho visto di più al cinema, due, Titanic 5 volte, Il Gladiatore 7 volte. Alla Madonna, scusate, oggi sono in versione Pozzetto. Beh, io guarda, Gladiatore 2 volte, Braveheart 2 volte, no, oltre le due non sono mai andato. E Dracula 2 volte, di Bram Stoker, Sì. di Coppola, ok? E poi, boh, credo basta. No, aspetta, che basta. Avengers, non Endgame. No, Endgame, sì. Avengers Endgame, sì. Perché ero bello preso. Adesso penso che non riesco più a vedere un film della Marvel, come cambiano le cose. Madonna, davvero. Sì. Ecco. Ma cosa sto dicendo? Cioè, c'era bisogno di dirlo. Eh sì, allora Titanic, abbiamo citato aerei, treni, navi, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo già citato La Guerra dei Mondi, per citare il nostro amico Tom. E poi, aspetta, ah, questo, cazzo, questo era anche lui bello peso, io lo amo, però ha avuto un forte impatto emotivo sulla gente del periodo, ed è The Day After, film sulla guerra nucleare. Il film per antonomasia, che ai tempi aveva cambiato addirittura l'opinione pubblica in merito all'uso delle armi nucleari, per È dire, vero, è era vero.
talmente realistico che aveva fatto molta impressione in un periodo in cui la guerra nucleare pareva potesse scoppiare da una settimana all'altra, alla fine. E io l'ho Più visto o parecchie meno volte. diciamo che l'ipotesi non è poi così remota neanche oggi, per come stanno le Purtroppo no, cose. purtroppo no, purtroppo no. Devo dire che la deterrenza nucleare, che una volta era io non ti distruggo perché tu distruggi me, adesso sembra venire un po' meno. Quindi per assurdo è più probabile adesso, è più Sì. possibile adesso che non allora, il che se ci pensiamo è abbastanza allucinante. Però è così. E comunque, secondo me, un film che ha fatto epoca per un sacco di motivi anche storico-culturali. Poi, se vogliamo, molti dicono che è impreciso, nel senso che gli effetti di una guerra nucleare sarebbero addirittura molto più gravi di quanto si vede nel film. Ma guarda, non Probabilmente fatico sì. a crederci, purtroppo. Esatto, probabilmente sì. Però già quello era bastato per impressionare molto la gente. Molto. Io ricordo che l'avevo visto con papà, se non sbaglio parliamo dell'83, 84 o giù di lì. Grande anche film, sì. Sì. E poi ne avanzano pochini, c'è cioè The Mist, che è un horror, disaster movie horror, che a me piace tanto, Pure a tanto me, tanto, con un finale moltissimo. che mi ha tagliato le gambe, però. Madonna, ma chi lo dice? Che male, cazzo, il finale Sì, di The Mist. sì, sì. Sì. Un finale crudele, anche per lo Mamma. spettatore. Sì. Però vabbè, tornando a Bello. quando parlavamo di film di King, probabilmente è uno dei migliori film tratti da King, secondo me. Assolutamente d'accordo. Invecchiato Uno dei. malissimo perché gli effetti speciali, questo l'avevo già Sì, detto in un'altra puntata, non mi sì, sì. ricordo quale, ma gli effetti speciali l'ho rivisto. Boh, un anno fa, 2 anni fa, non ricordo, erano veramente pessimi, visti Però la oggi. Però storia. Però la la storia storia. merita, all'epoca gli effetti erano veramente Del resto, notevoli, rimane sì. comunque un film godibilissimo. Del resto, se abbiamo citato Tarantula, che è del 50, mi pare che tutto sommato sia risibile ora come effetti speciali, ma se la storia è buona. È vero, assolutamente, assolutamente. Esatto. Infatti, guarda Decor, la storia fa schifo, gli effetti speciali sono effetti di merda, È quindi vero, proprio. ecco. Oggi siamo proprio Accademia Dice, chi era Francese, sia io la che te. signorina Timbani? Sì, infatti, proprio oggi senza freni, metteremo il bollino vietato agli amanti del Galateo o qualcosa del genere. Comunque, abbiamo messo solo un film che può ricordare gli zombie movie, ma io so perché tu l'hai messo, che è Io sono leggenda, l'ultimo, quello con Will Smith, perché è Sì. ambientato a New York, a New Perché York. a New York? Ciao Pier. No, Esatto. l'ho messo soprattutto perché non riesco proprio a inserirlo nella lista di film di zombie. Primo, perché le creature che si vedono Sono non no. sono degli zombie, non sono dei vampiri, sono delle creature tutte particolari. Sì, Oltretutto realizzate anche diversissime, male. realizzate anche molto male e molto diverse anche da quelle citate nel libro, perché sono proprio Sì, diverse. assolutamente diversi, non c'entrano una Quindi mazza. zero. Quindi voglio dire, a questo punto io lo inserisco in un film post-apocalittico e quindi Sì, mi viene da dire che è sì, sì. un disaster movie pure Che tra quello. l'altro la causa dell'apocalisse, quindi di questa mutazione, era singolare perché derivava dalla scoperta di una cura per il cancro, che Sì. quindi inizialmente doveva sembrare una roba salvifica, che E invece poi ha invece come effetto collaterale la questa fine roba del qua, la fine del mondo. mondo, esatto. Però vabbè, Dettagli quelli. Esatto. io, sì, minuzie adesso, non stiamo a guardare tutto. Io sono combattuto perché questo film, l'ho visto al cinema, Io è pure. bellissimo come scenario, veramente stupendo. Molto. Will Smith io l'adoro e le creature fanno veramente cagare, devo dire Sì, che le creature non sì, fanno paura, sembrano dei pupazzoni sì. alla Zero, fine. zero proprio, zero. E qui mi concedo un piccolo spazio promozionale pubblicitario perché se seguite il mio podcast, io ho dedicato una puntata del podcast ai tre film tratti da Io sono leggenda. Quindi cercatelo, dal primo con Vincent Price, questo e quello con Charlton Heston. Datevelo a Occhi cercare. bianchi sul pianeta Terra. Bello, Bravissimo. Omega Man, esattamente. Sì. Sì. bellissimo. Quelli sono un po' Più fedeli. più fedeli, più horror. Sì, Sì. decisamente sì. Avremmo finito, sì, abbiamo finito.
Anzi, devo fare una correzione perché il film che ho citato prima, la commedia con Seth Rogen e Joan Hill, è Facciamola finita, invece credo di aver detto un altro titolo. Comunque è quello, tanto l'avete capito, con Rihanna, con tutti gli attori che interpretano loro stessi. Facciamola finita, se volete cercarlo, e credo sia su Netflix. Ok, poi mancano, ripeto, tutta una serie di film, B-movie, Z-movie. È impossibile citarli tutti perché il mondo è stato distrutto in mille modi differenti, però abbiamo messo i principali, i più interessanti e anche quelli brutti, ma che comunque hanno fatto storia al botteghino, quantomeno tipo The Beh, sì, Core, non si sa come, però sì. Deep Impact e questa roba qui. Va bene. Ci siamo dilungati molto oltre il nostro solito, ma ci stava perché era una puntatona bella ricca, bella densa. Assolutamente. E Abbiamo anche ovviamente, spoilerato qualche nuova puntata prossima. come no, abbiamo spoilerato in lungo e largo. E quindi continuate a seguirci perché vi proporremo tante cose carine. Continuate a mandarci richieste perché noi le mettiamo tutte e come vedete poi le Sì. trattiamo. Esatto, anche commenti, aggiunte, tutto quello che volete, Sì, soprattutto insultate seguite, assolutamente quanto insultate, volete, sì, insomma, tanto, andate tranquilli. tanto oramai, infatti. Continuate a seguirci su Instagram, anche perché ci fa piacere, la pagina è in rapida crescita e siamo davvero contenti, e anche sui nostri profili privati, se volete. E presto leggerete qualcosa di scritto da noi insieme di nuovo. Non vi diciamo quando, non vi diciamo cosa, però un po' a tema con la puntata di oggi, un pochino. Sì, più o meno, più o meno. Ok. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, esattamente. Va bene, ragazzi. Allora, buon ascolto, quando lo ascolterete, buona valutazione. Lasciateci una recensione su Spotify se ci ascoltate in podcast, perché ci fa tanto piacere. E ci sentiamo fra una settimana più o meno esatta. Ok? Ciao a tutti, Ciao ciao Sveva, Ale, ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ale, ciao, ciao, ciao. ciao ciao. Ciao.